intanto inizio dicendo perché questo libro. Qui segniamo tre ragioni. Intanto perché è un classico. Cosa vuol dire che è un classico? Vuol dire che è un libro uscito nel 1944 che è ancora estremamente attuale e con ogni probabilità sarà attuale anche fra 20-30 anni. E tuttavia è un libro che ha una inattuale attualità, perché è un libro che per certi versi non si è realizzato, adesso lo vedremo. C'è sempre in Polani questo essere fuori tempo. Ricordate questa frase, la diceva di lui un amico ed è riportata dalla moglie: fu un profeta, ma fu un profeta sempre inattuale e sempre fuori tempo. Lui se ne accorse benissimo. Eppure è un autore citatissimo, è un autore a cui ci si richiama da parte degli storici, da parte... che cos'è? Un classico, fra l'altro è un classico per gli economisti, per gli storici, per gli antropologi, per chi? Ecco, vedremo, a mio avviso è il centro del... dibattito dell'opera di Polani sarà il fine, sarà in fondo quello di ricostruire la politica, rifondare politicamente la società. Io qui senza far fatica tiro fuori nove testi su Polani usciti soltanto dal 2008 a oggi. Uno, fra l'altro, quello di Anne Hart, tradotto in italiano recentemente, non tradotto quello di David Grebner, che è un antropologo che fa parte di una certa corrente, oggi diciamo molto presente perché quasi l'ideologo di questo Occupy Wall Street. Ecco, qui prendevo una citazione di David Grebner che più o meno suona così. Bisogna sottolineare in questa epoca di rinascente neoliberismo che i suggerimenti, le suggestioni di Polani sono sempre più rilevanti, sempre più importanti. Quell'ideologia che Polani pensava essere finita, essere morta negli anni 40, torna a vendicarsi. Oggi si riscopre appunto Polani, avversario del mercato, profeta del disastro dei mercati virtuali, della crisi della democrazia, ma appunto Polani dice qualcosa di più. Ma sicuramente se parliamo di capitale finanziario, Hilferding e la Luxemburg precedono Polani. No, Polani non è nuovo in questo senso, non è originale in questo senso e non è originale neanche come pensiero antropologico. Se lo chiudiamo nella stretta cerchia di una prospettiva economica, forse non dice niente di particolarmente originale. Se lo chiudiamo in una stretta cerchia di pensiero antropologico, forse non dice niente di particolarmente originale. E probabilmente, ecco qui siete voi gli storici, se lo chiudiamo in una stretta cerchia, in una stretta prospettiva storica, beh, e forse ha ragione Thompson, Edward Thompson, a dire, a criticarlo, per esempio, per una un'interpretazione del rapporto Gesellschaft un po' schematica, o forse sicuramente schematica. Certamente sulla storia del mercato, sul rapporto per esempio fra mercato e città ci ha detto molto più Brodel di quanto non ci ha detto Polani. Polani non ha fatto ricerche storiche specifiche. L'originalità e la potenza, a mio avviso, per questo l'ho scelto, l'ho proposto, insomma, del pensiero di Polani sta proprio nel non essere costringibile, non essere riducibile in nessuno di questi tre settori, né nell'economia in senso stretto, né nell'antropologia in senso stretto, né nella storia in senso stretto, ma di essere, a mio avviso, un politico. Però quando dico politico penso alla polis, penso proprio all'idea di una polis in tutta la sua definizione aristotelica, quasi, cioè lo strumento, i metodi per rendere felice la vita dei cittadini. In queste righe che ho scritto in questi due giorni non mi sono fermato a mio avviso il pensiero di Polani più lo leggo più mi sembra complesso, non mi sono fermato su alcuni aspetti, ad esempio il rapporto fra Polani e Marx, il rapporto fra Polani e Keynes. Diciamo, a queste due ragioni, se volete, è
un classico ed è un attuale inattuale, per così dire, è un profeta in tempi sempre sbagliati. Ne aggiungerei un'altra di ragioni per cui proponevo la lettura di Polanyi. Perché proprio un classico è un autore che va continuamente riletto. È un autore che va continuamente riletto. Ora vi dico, come qui accennavo, anche divertendomi in qualche modo, a come lo leggevamo noi negli anni 70. Io lo leggevo insieme a Marcuse, lo leggevo insieme ad Adorno. Per gli economisti lo leggevo insieme a Baran Suisi, cioè agli economisti, a Baran e a Paul Suisi, agli economisti della Monthly Review. Lo leggevo come quella che allora era la scuola di Francoforte e l'antiimperialismo. Concluderò questa cosa ripensandoci, ma è tutto un work in progress, perché di alcune cose poi non sono sicurissimo, che in fondo il rapporto fra Polanyi e, per esempio, Marcuse è un rapporto ancora sostenibile, anche se Polanyi non può essere messo nella scuola di Francoforte. È che la grande trasformazione in Polanyi come figura, questo me lo sono rivisto adesso in biblioteca, non so per gli storici, ma per noi antropologi era del tutto secondario. Ma non è tanto che non era citato, è che era spartito fra gli economisti che leggevano forse, anzi che leggevano la grande trasformazione, e gli antropologi. Ma erano sbagliate, perché gli economisti lavoravano per conto loro, gli antropologi lavoravano per conto loro. E era questo forse il maggior danno che si potesse fare al pensiero di Polanyi, proprio per quello che dicevo prima, perché l'originalità di Polanyi sta nel fatto che queste cose si intersecano nella costruzione, nella critica politica e nella costruzione di un progetto politico sempre più a lungo termine. Bisogna dire, di cui Polanyi si rende conto della portata quasi soltanto forse alla fine della sua opera. Ora appunto, rileggendo Polanyi, mi accorgo, vi leggo piccoli pezzi, che al centro del suo pensiero sta un problema grande: la rifondazione della politica, la necessità di riscoprire la politica come polis. No, è inutile che mi sto a fermare su questo termine polis, che è un termine linguisticamente interessantissimo, no? Da questa radice che può voler dire tante cose, vuol voler dire pluralità come popolo, no? Pletora, vedete le S in italiano, vuol dire appunto differenza e unità continuamente. Viene plus, ma è popolo, ma viene anche plurale, no? Cose che quasi sono in contrasto fra loro, da questa radice, ma vedete come nella storia le etimologie pensano attraverso i fatti. E allora quello che io adesso vi proporrò è di rileggere appunto la grande trasformazione più o meno seguendo una linea che adesso brevemente vi indico, che va dall'economia, che passa attraverso la filosofia, diciamo a grandi linee, che passa dalla filosofia, si rifonda attraverso l'etnologia, perché capite che uno strano personaggio, un personaggio di cui adesso vedremo la vita in fuga, in esilio comunque dai vari fascismi dell'Europa, e che si mette, dopo aver scritto la grande trasformazione nel 44, a scrivere The Great Transformation nel 44, a scrivere esclusivamente di antropologia. Potremmo anche dargli dei nomi a questi passaggi, no? Perché sicuramente vedremo una partenza da Carlo Marx. Non dal Marx del Capitale, o volete anche dal Marx del Capitale, c'è una partenza da lì quando dico economia, e poi c'è uno spostamento verso il Marx dei manoscritti. Penso che è inutile starvi a spiegare che cosa siano queste e che cosa è quello. Marx dei manoscritti del 44, c'è un Marx filosofo, quindi c'è uno spostamento all'indietro, e poi uno spostamento ancora più all'indietro, se volete, perché da Marx si ritorna verso Owen. C'è un socialista utopista, e poi però da Owen, cioè da una filosofia, si passa a Malinowski, si passa agli antropologi, per questo tentativo di tornare poi, appunto, dicevo, a una politica. Ecco, questo passaggio dall'economia alla filosofia all'antropologia, e poi dall'antropologia alla rifondazione della politica, vi prego di tenerlo presente. Allora, brevemente alcune cose sulla vita, perché è importante. È nato nell'impero e fa parte di quel momento interessantissimo della storia culturale, che è la caduta dell'impero austro-ungarico. Pensate, brevemente, Mannheim, Schumpeter,
Wittgenstein, Kafka, Joyce, un gruppo di intellettuali che in realtà se l'hanno legati da alcune cose, adesso vedremo di quali, e che hanno perso la patria, hanno perso tutto, hanno perso il loro mondo, hanno perso qualcosa, è la storia dei vinti, qualcosa che bisogna capire per capire poi quest'opera, quel momento storico, è un momento di cambio proprio del mondo per loro dall'interno. E allora Polanyi nasce in Ungheria in una parte dell'impero, no? In una parte dell'impero che, per dirla con quella bella frase dell'uomo senza qualità, di Musil, era il paese più felice del mondo, ma non lo sapeva ancora, no? Era il paese più felice, più democratico, l'impero austro-ungarico che aveva unito tanti popoli, no? Era una sorta di sogno continuo, ecco, forse per capire certi aspetti di Polanyi bisognerebbe rileggere l'uomo senza qualità. Tutti questi pensatori hanno in comune alcune cose, hanno in comune per esempio il diffidare dalle grandi costruzioni, hanno visto crollare la più grande delle costruzioni, l'impero, e sono tutti un po' profetici, peraltro, sono tutte opere interrotte, no? È interrotta Wittgenstein, è interrotto Musil, è interrotto Joyce, Kafka naturalmente, sono tutte opere non complete, però tutte opere che al tempo stesso si proiettano in mondi grandi. Non sono mai operette, no? Tutte grandi opere incomplete, interrotte. Anche la grande trasformazione vediamo che non è completa come opera, è un'opera frammentaria, come tutti questi discorsi di costoro, come i racconti di Kafka che iniziano da un non inizio e finiscono con una non fine. Si è perso, si è rotto il filo della storia. E questo Polanyi, vedremo, lo sente molto bene, che la storia è entrata in un paradosso, sta il capitalismo, per dirla nella maniera più semplice, poi forse la diremo in maniera un po' più complicata, sta mangiando se stesso, sta autodistruggendosi. Dietro a questa intuizione, perché questa era un'intuizione nel 1937, nel 44, ancora di più, come vedremo, dietro questo c'è sicuramente la fine dell'impero, c'è sicuramente questa grande... problema di un mondo che è finito, c'è un sogno di ricostruire, ma un sogno spesso proiettato al passato, no? Un illuminismo del 1914, era destinato, evidentemente, era talmente in contraddizione, talmente fuori tempi della storia, che quel tipo però era riletto, se uno volesse studiare l'austro-marxismo, cioè il marxismo della Repubblica di Weimar, probabilmente dovrebbe pensare anche che viene da quel mondo, no? L'etica, la grande etica di Bauer, eccetera, veniva da quel mondo. In Polanyi c'è un momento etico molto forte, no? Un momento morale molto forte nel suo, diciamo, vagamente socialismo. Nel 19, mi sembra, colpo di Stato in Ungheria, Polanyi deve scappare, va a Vienna. A Vienna invece c'è la Repubblica di Weimar, no? E quindi questa esperienza importante, che è interessante da studiare e da leggere, questa esperienza di socialdemocrazia, diciamolo così, con appunto Hilferding all'economia, eccetera, e lì c'è una partecipazione di Polanyi attraverso scritti sui giornali, eccetera, e un insegnamento. Cosa ha fatto per mestiere Polanyi? Poi alla fine farà il professore universitario, ma ha sempre insegnato nelle scuole serali per lavoratori. No, perché questo aspetto dell'insegnare agli adulti, l'insegnare ai lavoratori è sempre stato questo aspetto quasi divulgativo delle idee che era anche nell'austro-marxismo. Adesso lo vedremo che La grande trasformazione è un libro che bisogna anche cronologicamente leggere in maniera stratificata, perché è uscito tutto in una stessa data, nel 44 e poi nell'elezione londinese del 45, però è stato scritto in tempi diversi, e questo si sente moltissimo nel libro, e Polanyi lo dice chiaramente. Detto un po' la vita di Polanyi, di cui vi prego di tenere appunto presente alcuni aspetti, il fatto che sia stata una vita in continuo esilio, il fatto che lui si è sempre sentito fortemente cittadino del mondo, no? Anche questa sua tendenza a lavorare per grandissime prospettive, per enormi prospettive, e a non scendere mai nella piccola politica, è certamente anche un effetto di questo suo vivere in
4, 5, di essere fuggito 4, 5 volte anzi, no? dal punto della residenza. E l'altro aspetto sicuramente questo retroterra dell'impero austriaco. Allora, incominciamo a leggere La grande trasformazione, che quindi è l'unico libro di fatto semi-completo che scrive Polanyi, perché appunto Theater Mark è un insieme di saggi e questi sono insieme di saggi. Badate che vedremo che aveva in mente di scrivere un altro libro fondamentale che appunto avrebbe chiamato La sussistenza dell'uomo. Allora leggiamo allora La grande trasformazione, incomincia con una frase: 19th century civilization has, scusate la pronuncia inglese, has collapsed. This book is concerned with the political and economic origin of this event, as well as with the great transformation which it ushered. Allora, la frase iniziale è: la civiltà dell'Ottocento, del XIX secolo, è collassata su se stessa, non è stata vinta da niente, è collassata su se stessa. È una frase che l'ultimo Polanyi non avrebbe mai detto, e oggi faremmo difficoltà a dire. Possiamo dire che la civiltà del XIX secolo, qui si intende la civiltà liberale, la civiltà neoliberale, il liberismo si intende, vedremo adesso che cosa si intende con civilization. Non possiamo dire oggi che sia collassata, possiamo dire che sta poco bene. Perché è collassata? E che cosa intende? Beh, per Polanyi la civiltà civilization, la cultura neoliberale, cultura e civilization, sì, civilizzazione è ha vinto tardi. Polanyi sposta tutte le date della cronologia, adesso lo vedremo perché, se facciamo in tempo. Ha vinto tardi nel 1830, quando sono state abolite tutte le leggi sociali, quando in Inghilterra, con un famoso atto, si abolì l'aiuto ai poveri, alle leggi che abolirono, che non interferirono più con il mercato. No? In quel momento la civiltà del XIX secolo aveva, secondo Polanyi, era iniziata la grande trasformazione. E che cosa aveva promesso quella civiltà? Guardate, questo è un po' importante. Aveva promesso tre cose, dice Polanyi. Aveva promesso la pace, aveva realizzato, così incomincia il libro, dicendoci che nell'Ottocento ci sono state in fondo poche guerre, ed è vero. Seconda cosa, le dico perché vedremo che poi sono tutte tre punti che crollano: la base aurea, no? La base aurea, che cos'era? Da una parte sì, la Pax Kantiana, dall'altra la base aurea, cioè la sicurezza nei commerci, la corrispondenza fra il valore della moneta e l'oro che stava nelle banche, una corrispondenza uno a uno nei trattati dell'Ottocento. Ora, la parità aurea nel 31 finisce, e quindi anche la sicurezza nei commerci, dice Polanyi, anche questa è fallita. Ed è una terza cosa: cosa aveva promesso quella civiltà liberale? Aveva promesso la democrazia. Quando dico dico civiltà liberale per intenderci, perché preferirei dire liberismo, perché civiltà liberale mi rimanda a Locke, magari mi rimanda anche a una certa lettura di Rousseau, possibile in un senso o nell'altro, e quindi il mondo liberale, in vero senso della parola, lo metterei da parte. Parlerei di liberismo, che è l'ideologia è liberale ideologizzato. E allora liberale ideologizzato, la pace, la base aurea, la sicurezza dei commerci, la democrazia, tutte queste cose negli anni tra le due guerre, e poi con le due guerre naturalmente sono crollate. E Polanyi può iniziare il suo libro dicendo la 19th century civilization è scolastica. Quindi è giunto a termine questo sogno della pace kantiana, che appunto nella prima metà dell'Ottocento, nel periodo post-napoleonico, con la rivoluzione industriale sicuramente, con il sogno dei beni illimitati, con il sogno della capacità di controllare la natura, questo sarà un tema importante, con il sogno di essere signori del mondo. No, ecco, questo che veniva dall'idea dall'avere in mano una scienza potentissima, no? Dalla rivoluzione scientifica dell'Ottocento, dallo sviluppo di forze produttive impensabili un secolo prima. Non finisce il capitalismo in quanto sistema economico, fallisce, finisce
il capitalismo come conseguenza della civiltà del capitalismo. Questo è importante perché in Polonia adesso lo vedremo, c'è un fortissimo spostamento dal mondo dei fatti, per così dire, al mondo delle idee. Non sono necessariamente i fatti a produrre le idee, ma spesso sono le idee a produrre, a mistificare e a prolungare l'azione dei fatti. Ecco, però il libro esce nel 45, cioè esce in un momento in cui c'è una ripresa economica, si prevede una ripresa economica. È un libro che non ha nessun successo. Questo libro ci presenta una stratificazione nella sua costruzione. In parte è sicuramente costruito negli anni 35-37, nei due capitoli centrali, in cui il problema è la spiegazione di due cose: la crisi economica del capitalismo e la comprensione, le teorie, la sua teoria, adesso la vedremo, sul fascismo e sul nazismo. Poi ci sarà l'ultimo capitolo che cambia un po', l'ultimo capitolo intitolato The Freedom in Complex Society, la libertà in una società complessa, che cambia un po' tutta la prospettiva e che sarà giunta alla fine in America, prima di pubblicare il libro, quasi di corsa. Il libro, per chi lo vede, e poi alla fine mette note lunghissime, le fonti, non ha quasi fatto in tempo a scriverlo, perché fra l'altro doveva rispondere alla borsa di studio. La grande trasformazione potrebbe iniziare come inizia il Capitale di Karl Marx. La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come un mare corta di merci, eccetera. Questo è l'inizio del Capitale e effettivamente potrebbe essere tranquillamente l'inizio della grande trasformazione. Il mercantilismo. Questa è grosso modo l'analisi che Thompson poi criticherà di Polanyi del secolo XVII e XVIII, ha preparato il terreno e nell'Ottocento le forze del mercato hanno trionfato. E hanno trionfato facendo che cosa? Questo è un punto importante: riducendo due, tre fattori della produzione a merce. Il primo fattore della produzione che riducono a merce, che sfonda, dove il capitalismo sfonda, è la riduzione a merce del lavoro, no? Il capitalismo dell'Ottocento riesce a rendere la gran parte del fattore lavoro merce. Le varie leggi, le vende, eccetera, Inghilterra, eccetera, riescono a fare della terra una merce, no? E dice Polanyi, era inevitabile che anche il lavoro e la terra diventassero pienamente, è virgolettato, merci. Isolare il lavoro e la terra e farne mercato, questo è tradotto in italiano pulito, separare l'uomo dalla propria vita e dalla natura è stata forse la meno naturale di tutte le imprese dei nostri antenati, no? Di tutte le imprese del capitalismo, dice, la più innaturale è stata quella di rendere merce la vita e la natura. Guardate, qui parliamo in questo momento, poi parleremo di una cosa un po' diversa, di quello che lui chiama il mercato autoregolato, cioè un mercato regolato solo dalla sua legge interna, che è la legge della domanda e dell'offerta, un mercato che sia esclusivamente economico, che abbia la forza di allontanare da sé ogni intromissione della politica, che abbia la forza di dominare la politica, di escludere, di negare, dirà, con un po' di hegelismo che ancora gli rimane, di negare la politica, di negare anche, poi vedremo, la società con la politica, un mercato che ha la forza di allontanare da sé tutti i fattori che in qualche modo possono influenzare, possono determinare un valore diverso della terra e del lavoro rispetto alla legge della domanda e dell'offerta. Quindi è il mercato autoregolato, il mercato puro, l'idea di mercato. Ecco, quest'idea di mercato, questa realtà anche di mercato, ma principalmente, come vedremo, l'idea, doveva necessariamente impossessarsi dei due fattori centrali della produzione, che sono il lavoro e la natura e la terra. Sono polemiche, voi in questo poi sempre più lo vedrete, trovate fattori che trovate poi nel dibattito attuale, abbiamo fatto un referendum sull'acqua, no? E poi è necessario, dice, un altro passaggio, cioè bisognava ridurre a merce un'altra cosa, fondamentalmente, che è la terza grande categoria di cui oggi
purtroppo sentiamo fortemente il problema, la moneta. Cioè, che cosa è stata la moneta? La moneta inizialmente è una merce che io assumo come equivalente generale. Noi abbiamo nella storia dell'antropologia, lui la farà, naturalmente la storia della moneta poi farà, moltissime merci che sono. A Capo Verde erano le stoffe, la moneta si faceva con i spandos, va bene? I panni diventavano la moneta. Era un po' ingombrante portarsi i panni appresso, però in realtà nel commercio locale, sì, insomma, da sempre la moneta, la merce più classica e diciamo quasi scontato che diventasse moneta era l'oro e l'argento, perché sono divisibili, sono abbastanza rari, no, ci vogliono delle qualità, non tutte le merci vanno bene. Dalla merce che funge da moneta si passa alla moneta merce, cioè la moneta diventa una merce, la moneta diventa sempre più virtuale, per così dire, si passa da un'economia reale, si passa a un'economia sempre più virtuale. Noi possiamo produrre la moneta come merce, e poi infatti siamo arrivati a produrre subprime, siamo arrivati a produrre appunto quello che abbiamo prodotto. Adesso sembra, non lo so, sono sempre notizie vaghe, che la massa della ricchezza virtuale in circolazione sia 7 volte la ricchezza reale. E naturalmente questo inizia a, come punto centrale, il passaggio da una merce moneta a una moneta merce. Però questo il capitalismo lo doveva fare, perché se no gli arrivavano le crisi del 500, quando improvvisamente si scopriva una grande quantità d'oro. Allora, che cos'è il capitalismo per Polanyi? Vi dicevo che non sto adesso a fare le differenze fra Polanyi e Marx, ma per i liberali il capitalismo è la liberazione dell'uomo, la realizzazione dell'uomo economicus, no? E questo è il capitalismo, è la libertà, c'è sempre stata questa libertà, soltanto che era costretta, quindi è la realizzazione della storia, direi crociananamente per arrivare ai giorni nostri, è la storia della libertà, la storia dello spirito che si fa libero hegelianamente, se volete, no? Tutto il mondo precedente è letto come un mondo non realizzato, dove la libertà dell'uomo economico se non si è realizzata pienamente, no? È storia della libertà, storia dello spirito che si fa libertà, e lo spirito è quello liberale dell'uomo economico. Per Polanyi che cos'è il capitalismo? È uno spartiacque della storia, cioè è non uno dei modi di produzione, ma è qualcosa di completamente diverso, ma poi dovremo vedere in che cosa è diverso, da tutti i precedenti modi di produzione. E però, a differenza di tutti i precedenti modi di produzione, ha in sé il proprio nemico interno, cioè è un meccanismo autodistruttivo, perché è il primo meccanismo della storia in cui è saltato un certo equilibrio che poi prima, o minaccia di saltare continuamente. In termini assoluti, scrive grosso modo Polanyi, è indubbio che il sistema capitalistico di mercato abbia prodotto uno straordinario arricchimento di vasti settori. Certo, ha prodotto anche grandissima povertà, un livello di povertà che era sconosciuto, però dice Polanyi, onestamente, non è più Marx, dice no, però state attenti perché sta producendo ricchezza diffusa. Certamente, dice, nella fase di accumulazione, dice, fa orrore, gelido di silenzio di Malthus e Ricardo sulle condizioni di povertà, pensate ad Engels, no? Ma il problema è che era una distruzione che andava al di là, bene al di là, dice a un certo punto, della miseria economica. La vera causa della loro degradazione non poteva, della degradazione del mondo operaio, non poteva essere povero. Non poteva essere adeguatamente descritta che dal loro esistere in un vuoto culturale, termine usato da un antropologo, ed era Goldelweiser, per descrivere la causa della degradazione culturale di alcune valorose tribù negre dell'Africa sotto l'influenza del contatto con la civiltà bianca. Quindi il punto essenziale non è tanto quello che il capitalismo ha creato miseria, assolutamente no. La vera miseria è la miseria morale. E dirà, è una miseria, lo vedremo alla fine, è una miseria che corrode la natura stessa dell'uomo, no? E che non c'è mai stata in questi termini. Polanyi è schematico, e ovviamente è inutile dire più schematico di Marx, però anche debole in qualche passaggio. È facile, perché se io prendo Polanyi per pezzetti lo posso massacrare, però non è quello il punto. Quello che lo interessa è
il cambio di civiltà che si è dato attraverso appunto la grande trasformazione. Determinante, dice Polanyi, non è neanche il mercato in quanto tale. Quando lui dice nella grande impresa, più il capitalismo si fa grande, più la nozione di mercato che Smith, Ricardo, Malthus, eccetera, avevano pensato, è naturalmente debole. È naturalmente, ma non perché si formi necessariamente oligopoli, trust, non è tanto per quello, ma proprio perché non è nelle cose. E così, dice Polanyi, oppure lo potremmo dire noi, lui lo fa con altri esempi, quando il 70%, 80% dei giovani è disoccupato, il concetto di mercato del lavoro sale, c'è una tale, diciamo, domanda di lavoro che non è più pensabile che ci sia quel mitico giusto prezzo, che dovrebbe essere una un'altra delle condizioni che si dovrebbero dare se la politica non entra, no? Se il mercato è lasciato a se stesso. Il giusto prezzo non l'abbiamo mai nominato, però è uno dei must della logica del mercato autoregolato. Il mercato autoregolato, la domanda e l'offerta produce il giusto prezzo, che è la corrispondente, no, del valore reale della cosa, che si basa sulla domanda e offerta. Polanyi non dice che questo non sia vero, però dice state attenti, perché nella grandissima parte dei casi questo mercato, quindi l'asset fair, la mano invisibile, la mano non è assolutamente invisibile, c'è una mano politica o c'è una mano economica o c'è una mano sociale che entra nella storia della definizione del prezzo e del mercato. Determinante quindi non è il mercato nella sua realtà quanto l'utopia del mercato, il mito del mercato, il mito dell'individualismo, della concorrenza, il mito dei beni illimitati e dell'onnipotenza delle terre. Non è il mercato in quanto tale, perché il mercato in quanto tale, Polanyi dice, non si è mai dato un mercato totalmente autoregolato in tutte le sue parti, no? Quel mercato è un'utopia, però l'utopia, l'idea del mercato, che vuol dire idea dei beni illimitati, l'idea del ce ne sarà per tutti, l'idea di cui lui dice è vittima anche il socialismo popolare, no? È vittima anche il marxismo popolare, anzi dice, distinguendo i due Marx, ma lui chiaramente privilegia il Marx del 44, cioè, per dirla proprio all'ingrosso. Ci sono state forme di mercato, quelle studiate da Brodel, per gli storici, quelle studiate da antropologi, anche in società, forme di commercio, anche in società più semplici, diciamo, di quella capitalistica. E appunto nella nostra società non è tutto mercato. Lo dico perché spesso trovate nelle riduzioni di Polanyi il fatto che il male sia il mercato. Non è il mercato, quanto l'idea appunto del mercato. Il vero miracolo va cercato altrove, dice, nella capacità con la quale ha spacciato come naturale la propria costruzione culturale, no? In cui si è fatto, il capitalismo è riuscito a farsi natura. La regola aurea, tra virgolette, della società medievale era il diritto di nascita, era una regola aurea interiorizzata. Il servo della gleba si sentiva naturalmente servo della gleba. Il conte o il signore si sentiva naturalmente conte o signore. Quello della società di mercato consiste nel separare la vita materiale da quella ideale. L'accusa al capitalismo è di essere materialista. L'accusa al capitalismo è di pensare solo di non avere più idealità, di non avere più valori, di aver risucchiato i valori umani, sterilito l'uomo al possesso dei beni materiali. No? È una società, per così dirla, dove l'idea di benessere non è più un'idea di vivere bene, ma è un'idea di essere ricco o povero. E la ricchezza e la povertà sono, per così dire, variabili della condizione economica. Non c'è più una ricchezza dell'uomo, c'è una ricchezza materiale, cioè quanti soldi ha, dove c'è il costo della vita, che è un'espressione terrificante, no? Dove il PIL è misurato solo, sapete c'è tutta la polemica, no? Sulla misurazione del prodotto interno lordo. Lo sanno. Il PIL però è misurato solo sui beni materiali. Non è più l'economia ad essere inserita nei rapporti sociali, ma sono i rapporti sociali ad essere diventati una variabile del sistema economico del mercato. In condizioni siffatte il mondo umano deve apparire determinato da moventi economici. Come in altre fasi, poniamo nel Medioevo, è apparso dominato da moventi religiosi,
o in altre situazioni ancora dai movimenti di identità etnica. La specificità del sistema capitalistico, più che su per quello che fa, sta dunque nell'aver assunto la logica del libero mercato a propria ideologia. Una doppia separatezza, si dice. La separatezza dell'economia dalla politica, ma per meglio dire soggezione della politica all'economia, e dall'altra una soggezione della società all'individuo, no? Qui ricordavo una frase famosa, quella della Thatcher, che dice "There is no such thing as society. There are individual men and women and there are families", no? La conoscete tutti. Non esiste qualcosa come la società, diceva la Thatcher, quindi non bisogna arrivare a Ricardo, Smith, a Marcus. Tutto un movimento neoliberista, diciamo così, che poteva dire appunto non esiste la società, esistono gli uomini e le donne. E poi esistono le famiglie. Perché le famiglie? Perché quelle sono il nucleo naturale, no? La società è innaturale. Là dove Polanyi dirà invece la società.